Lo sappiamo. È successo a tutti noi, almeno una volta nella vita. È capitato che qualcuno varcasse la soglia della tua vita, catapultandoti improvvisamente in un vortice di drammi, negatività e problemi apparentemente senza fine. Devi sapere che queste situazioni non sono mai frutto del caso. Alcune persone possiedono proprio il potere intenzionale di agire come veri uragani nella nostra vita, devastando tutto ciò che si trova nel loro percorso. Oggi esploreremo tre categorie di individui che è assolutamente necessario mantenere a distanza. Non è esagerato affermare che queste persone hanno il potenziale di sabotare il tuo cammino, prosciugare la tua energia e infliggere danni significativi alla tua vita. Prima di addentrarci a fondo in queste personalità tossiche, se non lo hai ancora fatto, ti invitiamo ad iscriverti al canale Dose Mentale per non perderti nessuno dei nostri potenti contenuti capaci di trasformare la tua esistenza. La realtà è che ognuno di noi è alla ricerca di una vita più appagante, ma purtroppo ci sono individui là fuori che sembrano determinati a trascinarci verso il basso, agendo come freni che ci impediscono di navigare in acque tranquille e raggiungere i nostri obiettivi. Il percorso della vita è già abbastanza impegnativo e l'ultima cosa di cui abbiamo bisogno sono persone che rubano la nostra energia, allontanandoci dai nostri sogni. Se hai l'intenzione di raggiungere i tuoi obiettivi e di ottenere la realizzazione, devi essere assolutamente deciso nella scelta delle persone che ti circondano e arrivare fino alla fine di questo video. Il vecchio detto «Dimmi con chi cammini e ti dirò chi sei» è più vero che mai. Le persone che ammetti nella tua vita hanno un impatto diretto sulla tua mentalità, sulle tue scelte e sui tuoi successi. Perciò mantieni sempre la guardia. Ti sei mai chiesto perché a volte sembra che le cose non vadano mai bene? Potrebbe essere che tu sia influenzato da una di queste categorie tossiche di individui. L'impatto negativo che possono avere su di te è molto più profondo di quanto tu possa immaginare. Non stiamo parlando solo di ferite emotive, ma di sogni rimandati, opportunità perse e di una persistente sensazione di essere intrappolati in una spirale discendente. Ed è proprio per questo motivo che siamo qui, per aiutarti a riconoscere queste personalità e fornirti strumenti necessari per affrontarle. Nel mondo in cui viviamo, purtroppo, non tutti agiscono con le migliori intenzioni. Alcuni individui sono maestri nel nascondere la loro vera natura, e prima che tu te ne accorga, hanno già seminato caos nella tua vita. Potrebbe trattarsi di un amico che appare solo quando ha bisogno di qualcosa, di un collega che sorride in tua presenza ma parla male alle tue spalle, o di qualcuno che cerca di minare il tuo successo per invidia. La buona notizia è che siamo qui per mostrarti come identificare queste persone e come proteggerti dalle loro insidie. Ricorda che meriti un cerchio sociale che ti ispiri, ti sostenga e ti motivi. Perciò, resta con noi mentre esploriamo questi tre tipi di individui da mantenere lontani dalla tua vita. Il primo tipo di individuo è il critico costante. Immagina di entusiasmarti per un'idea, un progetto o un successo personale ed essere accolto da critiche e negatività. Evitare il critico costante è fondamentale. Queste persone sembrano dotate di un radar speciale per individuare qualsiasi occasione per criticare e sminuire. Non si limitano a intaccare la tua fiducia, ma possono anche seminare dubbi sulle tue capacità. Potresti obiettare che la critica costruttiva è positiva, e hai ragione. La differenza è che il critico costante non è interessato a aiutarti a crescere o migliorare. Il suo focus è puntato su difetti e scoraggiamenti. L'energia negativa che porta nella tua vita può seriamente compromettere la tua autostima e persino condurti all'analisi paralisi. Il secondo tipo di individuo è il vampiro energetico. Questa categoria comprende coloro che sembrano assorbire la tua energia ogni volta che sono vicini. Si lamentano costantemente, concentrano la loro attenzione sui problemi e si nutrono della tua positività. Trascorrere del tempo con un vampiro energetico può lasciarti emotivamente esausto e potresti notare che la tua prospettiva del mondo diventa più cupa dopo un'interazione con lui. Queste persone hanno la capacità di assorbire la tua motivazione e ottimismo, lasciandoti con una sensazione di scoraggiamento. La cosa peggiore è che, spesso,
Ci accorgiamo di quanto stiano influenzando il nostro stato emotivo solo quando è troppo tardi. Pertanto, è fondamentale identificare questi vampiri energetici e limitare il tempo trascorso con loro. Il terzo tipo di individuo è il manipolatore. Queste persone utilizzano tattiche sottili per ottenere ciò che vogliono. Possono lodarti per guadagnare la tua fiducia, solo per chiedere poi un favore impossibile. Oppure potrebbero cercare di farti sentire in colpa per spingerti a fare ciò che desiderano. I manipolatori sono esperti nel giocare con le emozioni degli altri per raggiungere i propri obiettivi. Il peggio è che spesso ti rendi conto di essere stato manipolato quando è troppo tardi per tornare indietro. Queste persone possono minare la tua autonomia, danneggiare le tue relazioni e persino spingerti a prendere decisioni che non sono nel tuo interesse. Pertanto, è essenziale rimanere vigili di fronte a segnali di manipolazione e imparare a difendersi da queste persone. La qualità delle persone che scegli di avere intorno a te ha un impatto diretto sulla qualità della tua vita. Il critico costante, il vampiro energetico e il manipolatore possono minare i tuoi sforzi, erodere la tua fiducia e danneggiare le tue relazioni. Riconoscere questi individui tossici è il primo passo per creare un circolo sociale sano e rinforzante. Tuttavia, non si tratta solo di allontanarsi da loro, ma anche di imparare a stabilire confini sani e costruire relazioni basate sul rispetto reciproco. Riconoscere questi profili tossici è un passo vitale per proteggere la tua energia, la tua fiducia e il tuo benessere emotivo. Ricorda che hai il potere di scegliere con chi vuoi condividere la tua vita. Se aspiri a una vita più positiva e produttiva, è essenziale allontanarti da individui che possono compromettere i tuoi sforzi. Stabilisci confini sani e dai priorità alle relazioni che ti ispirano e ti aiutano a crescere. Allontanarsi da individui tossici significa creare spazio per relazioni sane, positive e rinforzanti. La tua vita è un viaggio straordinario e ogni passo che fai verso un circolo sociale più positivo è un passo verso una vita più autentica e appagante. Non perdere tempo, clicca sul pulsante di iscrizione e unisciti alla nostra famiglia sempre alla ricerca di crescita, trasformazione e successo. Siamo entusiasti di continuare questo viaggio al tuo fianco, fornendoti strumenti e prospettive per costruire relazioni sane e una vita straordinaria. Ricorda sempre di fare scelte che promuovano il tuo sviluppo e benessere. Ci vediamo nel prossimo video.